Salsoul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi andiamo avanti con i Montreschi per la mia sfida dell'eredità. Allora, abbiamo lasciato i genitori, vabbè, lei stressata e tesa, transonata dal lavoro, Anna che è una bambina e Savannah che è una toddler. Vediamo che stanno facendo. Allora, Rianne è qui con sua figlia Anna a fare non sa bene cosa, chiacchiera con Anna, costringe a fare compiti, beh, mi pare giusto, anche se Anna... mi pare di vedere che... ah no, sta bene. Che cavolo vedevo allora? Ah, è lei che ha sonno. Mi sembrava di aver visto una... questo fumetto da qualcuno. Ok. Ok, lei è qui. La costringerà a fare i compiti. Arianna, sei tesa? Ok, ma sembra che ce l'hai con tua figlia. Smetti di fare quella fa... mi manda in bestia quando buttano giù i rifiuti. Ecco anche Savannah. La piccolina. Tormenta, no dai, non la tormentare. Aspettate che abbasso un attimo, perché sennò voi vi sentite l'eco. Perché avevo provato l'altro giorno a giocare con le cuffie, solo che non mi ha registrato l'audio, quindi niente. Abbraccia sua figlia affettuosamente, costringile a fare i compiti. Poi lui è qui, vabbè, invece potrebbe fare una meravigliosa cosa. Potrebbe insegnarle un po' di cose. No, niente. Potrebbe insegnarle a parlare, per esempio. O devi per caso anche andare in bagno? No, al momento no. Ok, allora ti insegna solamente a parlare. Anche tu smetti di chiacchierare. Gliel'hai detto di fare i compiti? Mi sa di no. Aiuta con i compiti. Se non glielo dici. Ma lei che sta facendo? Va a giocare nella vasca. No tesoro, la mamma ti ha detto di fare i compiti. Ah, e tu non hai compiti. Ok. Te li ricomprerò perché non ho idea di dove siano finiti. Onestamente. Già, ma ce l'ho una libreria, sì. Acquista libri. Che veramente non ricordo dove possano essere. Vediamo se li troviamo subito. Eccoli. Allora certo che poteva costringerlo quanto voleva, ma... costringerla quanto voleva, ma non sarebbe riuscita a raggiungere lo scopo. Lei non aveva proprio il suo libro per i compiti. Lei è stanchissima. Sta facendo un pisolino. Va bene tesoro, vai a farti un pisolino. Mentre lei sta facendo i compiti. Volevo che lui l'aiutasse, però... ah, non stai più insegnando alla bambina. Ok, allora... fai così. Vai ad aiutare Anna. Con i compiti, no? Non vantarti dei tuoi averi con tua figlia. Dove aiuta con i compiti? Magari è passato e sono stata così cieca che non l'ho visto. No, ma non c'è. Voglio dire, non c'è. Aiuta a fare i compiti. Eccolo qua. Savannah, che è giocosa. Usa il vasino. È già abbastanza grande per poterlo usare da sola. Allora, vai a usare il vasino sola. Lei dorme, piccola stella. Tra l'altro è bella anche da adulta, dai. E più che usare il vasino mi sembra che abbia voglia di andare al vaso. Quello da grandi. Non mi dire che ci giochi dentro, ti prego. No, 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 no. Dean, per cortesia, intervieni. Da, non possiamo. Genitorialità, disciplina, comportamento risoluto. Di non sguazzare nel gabinetto. Dai, no. Savannah, no. Ma è inutile fare questa faccina, cioè no, non si fa, non si sguazza nel caminetto. E tu torna qui a aiutare lei a fare i compiti, sai cosa, tu fai un po' amicizia con Rex, che tra l'altro, noto, è da lavare, rincuora. Perché è triste? Fatta una sciocchezza per essere frivola, ah, bella questa. Parla.
abbraccia, accarezza. Certo, mentre sua sorella fa i compiti, lei sta lì a chiacchierarle nelle orecchie. Mi sembra giusto, no? Che dite voi? Lei già, ma lei comunque, lei piace tutto sommato fare compiti. Alla fine no, sembra folle, quindi solo ai folli può piacere fare compiti. No, vabbè, scherzo a parte, però io lo odiavo. Non mi piacevano. Ok. Sono le 7, visto che lei è stanca, te potresti. Vediamo se si può prendere una pizza, perché a volte non mi arriva. Ragazzi, lo so, mi rendo conto che è il negativo dell'avere tanti cc, che qualcosa a volte non funziona come dovrebbe funzionare, però è un prezzo che io sono disposta a pagare. Anzi, negozio una gratifica prima, poi chiamiamo per un servizio. No, perché noi tanto questa cosa del dare lezioni non la faremo mai. Cosa fai non mangiare? Ripulisci invece. Pizza a domicilio al formaggio. E tu vai qui, riempi e chiama Frida per mangiare. È adorabile Frida, puzza sì, decisamente. Ecco Arianna, vieni ad aprire queste cose, visto che sei sveglia. No, niente esercizio, ce la faccio. Ok. Allora, voglio tenermele questa volta le piume. Perché voglio fare la scultura di un uccello strano. Sono curiosa di vedere come viene, anche se ho bisogno di soldi, però in realtà volendolo posso anche lavare dopo, visto sì, lavare. Scusate, guardavo Frida e mi è venuto un lavare, chissà perché. Lo posso anche fare dopo, vendere dopo, perché comunque lo vendi bene e, sì, e guadagni anche abbastanza soldi. Sta pizza, ah, ops, mi sa che ho cancellato i capelli che aveva questa simmina. Eh sì, la pizza non arriva. E allora fa una cosa, ripulisci e prepara la cena. Fai un cocktail di gamberi al sale e pepe. Lei è arrabbiata, mordi. Sì, perché alla fine adesso lei è arrabbiata. Voglio un po' cercare di seguire le. Le hai fatto il bagno a Frida? No, neanche a piangere. Fai un bagno per cortesia. Mentre suo marito lava i piatti. Ok, bravissimo. Mordi, ora parla della festa. Ma perché lei ha disagio? Ah, perché ha sonno. Urla contro e poi però. Scusati. Ma perché ti devi scusare? Non ho capito. Dimentica con un abbraccio la perfidia, dai. Sì. È piccola, fa i capricci. Zoro, rientra in casa, non mi piace che sta qui fuori. Tu dove sei? A letto. No, vai a fare i tuoi bisogni e poi dopo ceniamo e andiamo tutti a dormire. Ma no, dove sei a dormire? Non ho capito dove era sparita. Allora, apparecchia la tavola con coperta informale blu. Vai veloce, vai veloce, vai veloce. E poi chiama a tavola. Savanna, tu prenditi una porzione così e via. Non sto a comprartelo il seggiolone. E poi la mamma ti mette a nanna. Oh. Bravissima Frida! Prendi una porzione. Tu cosa fai? Stai a guardare il piatto? Allora, rallegriamo nostra figlia. Mi scusi di enigmi logici. Perché comunque Arianna ci tiene che. Che sua figlia diventi più brava nella logica, insomma, vuole un po' incrementare la sua intelligenza. Già che è una semina folle, ecco.
poi se le facciamo fare una doccia e poi può andare a dormire, che è tardi. Poi volevo farla mettere a letto da Rihanna, la bambina, però lei già stavano per far bello, fa lui, dai, che ha già finito di mangiare, mentre lei ancora deve finire di cenare. Ah, e poi impostiamo il coprifuoco alle 21, perché la bimba è ancora piccola, quindi alle 9 la vogliamo a casa. Che poi non ha finito di lavarmela bene perché la Anna, con due bagni, ha deciso di interromperci. Tu cosa fai? Sviene. Ok, perfetto. Cioè, ora papà ti portava a letto. A questo punto lo può fare anche lei. Ah, Kira, no. Ci vediamo in caso domani se lei non lavora. Infatti, domani è perfetto, non lavora. Quindi, allora, facciamo una cosa, però. Tu occupati. Fai un bagno. E fagli il bagno, visto che non è venuto. E tu metti a letto. Dai, mettiamola a dormire, che è tardissimo per lei, è mezzanotte e 10, quindi è veramente tardi. Anna, adoro il suo nuovo look da notte, è meraviglioso. Poi già che ci sei, le rimbocchi coperte ad Anna. Bellissima questa interazione, sono veramente dolci. Passi dall'esterno, va bene, come vuoi. Che carini. Bene, ne ha finito col bagno? No, ancora no. Qui c'è qualcosa. Questo mettimelo in frigo. Che almeno non lo buttiamo via, che stiamo buttando via un sacco di cibo. Ha sonno anche lui, però volevo portare lei. Ma è mezzanotte, dai, no. Chiediamole però di andare. No, 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 no. Non ne ha bisogno, per fortuna. Chiediamole di andare a fare i suoi bisogni. E poi può andarsene a dormire. E anche lei finalmente. E noi ci vediamo domani mattina, quando qualcuno di loro si sveglia. Ok, ragazzi, una cosa terribile. Mi sono resa conto di aver visto quel triste. Compleanno dimenticato per non aver avuto una festa di compleanno. Savannah ha dimenticato di organizzare una festa per il proprio compleanno. O forse nessuno è voluto venire. In ogni caso è molto triste. No! È cresciuta in autonomia. Io mi ero totalmente dimenticata di questa cosa. Bene, la sistemo. Ci vediamo domattina e ve la farò vedere per bene. Anche se è già così. Mi sembra carina, no, però piccola, ho dimenticato il compleanno. Che cosa brutta che ho fatto. Vabbè, a domani. Ok, ragazzi, siamo tornati. Dean inizierà a lavorare fra circa un'ora, quindi direi svegliamolo, anche se non ha recuperato completamente il sonno, ma c'è da dire che questo sciagurato si è svegliato 20 volte stanotte. Lei ha bisogno urgente di una doccia, non so come mai ieri non l'abbia fatta. Ah, c'è il. Ah no. Pensavo non ci andasse. Invece no, ci va, perfetto. Fatti una doccia anche tu. Mentre Arianna, che oggi non lavora, sta ancora dormendo. Lei è furente. Perché? Ah, per il tratto folle. Farneticamento. Brush. Mesha loop. Brush. Vabbè. Questa è lei che farnetica. Sai cosa fai? Ti lavi anche i denti. Giorno è venerdì? Si è svegliata anche la piccola Savannah. Sì, non fate caso, ovviamente, nel letto superiore quando scende così. Ok, ve la faccio vedere. Versione notte. Comunque è veramente molto carina. Ne mancano i dentini. È bellissima, la adoro. Il canone, la canona, anzi, sta dormendo sul divano. Perfetto, anche lei ha bisogno di una doccia, però adesso c'è sua sorella. Anzi, guarda, fa una cosa, non te li lavare i denti. Fai una cortesia a mamma e papà. Gioco nella pozza con Frida. No, vabbè, allora gioco nella pozza con Frida perché non ho mai visto questa interazione. Ah, tutte e due giocano nella. Stai calpestando anche Frida. Ok. No, allora, ok, però devo disciplinarla perché
Non va bene. Ah no, non importa. Allora, tu asciuga come una furia. Devi andare al lavoro. Cosa vai a giocare? Vai. Vai al lavoro, allora. Tu basta. Vai a fa... lavati i denti. E poi ti fai una doccia anche tu. Frida, basta. Lei sta ancora dormendo. Asciuga tu, vai. Perché sennò Frida mi si inzuppa e quindi diventa sporca e la devo rilavare di nuovo. E non ho molta voglia. Bravissima. Guarda, amore, riempi anche la ciotola. Ormai ti sfrutto. Hai bisogno di divertimento. Potresti guardarti. No, un film no. Anche perché tra poco andrai a scuola, presumo. Ti guadagni il canale per bambini. Lei è triste perché abbiamo dimenticato malamente il suo compleanno, che madre snaturata che è Arianna, ma in realtà io lo sono. Ecco, Frida è stata morsa anche da uno scoiattolo, perfetto. Piccola, da non essere triste, ti chiedo scusa. Ah, il tratto di Savannah, non ve l'ho detto, il tratto di Savannah è pigra. Vi ricordo che ho la mod che lo fa, che sceglie il tratto autonomamente. Non lo scelgo io, l'ho fatto apposta perché se no gira e rigira. Scelgo sempre gli stessi. Fai un pasto veloce, mangiati biscotti a forma di animali. No, niente torta, ma mangiati biscotti. Voglio che mangi biscotti, ormai mi sono impuntata e deve mangiare biscotti. Sai cosa puoi fare? Guardare la TV con tua sorella. Ah, c'è un piatto sporco per terra. Potresti insultare l'esistenza. È così cattiva lei. Ora Arianna ti porta Frida. Ok, devo andare un secondo in bagno. Deve mangiare e poi ti portiamo a fare una passeggiata prima di uscire. Fai una cosa, serviamo la colazione, uova strapazzate con pancetta. Ah, devo andare al lavoro. Allora avevo visto male. Ok, andiamo al lavoro. E partecipo. Sì, partecipiamo, dai. Eccoci qua, Hospital The Willow Creek. A proposito, lei era stata promossa, non ricordo se è successo mentre giocavo o mentre non giocavo. Quindi a livello numero 8 ed è un medico, specialista medica. Volevo dire, medico è semplicemente la carriera che ha scelto. Lei comunque ha ancora fame. Ah, dovevamo far nascere un bambino e l'abbiamo fatto nascere. E spero che... Non, veramente giuro, ragazzi, non ricordo se l'avevo o meno mostrato, se è successo tutto, che non ero in registrazione. Comunque è stato fantastico far nascere un bambino. Adesso magari la faccio mangiare e poi ci occupiamo di quello che c'è da fare. Consegniamo anche il cibo come ci richiede. Cioè, siamo stati reclassati. C'è solo questo bambino, quest'altro e lei. Ok, non ci sono tanti pazienti. Direi di occuparci di lui. Anzi, lui sta mangiando, quindi andiamo a occuparci di lei. Esamina il sim svenuto. Ok, è svenuto un sim. Devo capire qual è. Allora, mentre aspettiamo che il sim svenuto arrivi, preleviamo allo un campione con un tampone. Eccolo, forse è lui. Avviso la dottoressa Montreschi, in sala d'attesa è appena entrato un sim estremamente malato, a malapena cosciente e capace di reggersi in piedi. Raggiungere rapidamente il banco della reception. Il sim necessita di urgenti cure mediche. Subito! Ok, arrivo, arrivo. Probabilmente è lui. Sì, è lui. Opera chirurgicamente. Vai urgente, Arianna è urgente. E operiamo. Però. Invece di portarlo via in barella, ha detto: dai, alzati. Ho capito, sei mezzo morto, ma alzati per arrivare in sala operatoria. L'unico mondo dove le persone vengono operate da svegli. Cioè, oddio, per carità, si opera il cuore a volte con gli interventi chirurgici molto complicati, complessi, difficili e rari quando il paziente è sveglio, però. Diciamo che in linea di massima si dorme. Perfetto, ha avuto anche successo. Perfetto.
Allora, analizziamo il campione. Vuoi che mi esercito nell'analisi, ma perché? Oh, guarda chi c'è. Ammettiamo al paziente. Cerchiamo di ammettere un po' tutti. Diagnosi convincente, l'abbiamo già. Ok, allora ammettiamolo. Dai, veloce. Perfetto. È arrivato anche un bambino. Arianna, dovresti ammettermi anche loro. Lui se n'è andato, sì, ma non hanno veramente più pazienza, eh. Questi pazienti non hanno pazienta. Pazienta, pazienza. Senti, si arrangerà. Io che gli devo fare? Se vuole metto a sedere. Cosa avrà? Gli occhi spiritati non credo perché non ha le macchie. Proviamo una minaccia tripla. Ok, dai, tanto si mette da sedere da solo prima o poi. Oh, Dean è stato promosso, finalmente. Allora, curiamolo. Ah, il trattamento chirurgico. Non so se ci ho azzeccato, ragazzi. Poi dopo guardiamo bene cosa accade con la promozione di Dean. Dai, la seconda operazione in un giorno, non c'è male. Qui non stiamo andando molto bene perché non abbiamo fatto niente dei compiti che ci ha assegnato. Però cavolo, mi sta facendo. Mi ha degradato. Oh, ma cosa è successo? Mi ha fatto regredire a quando era solamente un'infermiera. Esercitiamoci nell'analisi, dai, così è contento. E annotiamo i risultati. Tesoro, prenditi cura di te. Prenditi cura di te. Ecco, tu potresti curarmi il giardino. Vai. Basta, basta, basta. Abbiamo fatto il nostro compito, non importa andare oltre. No, dai, al momento me ne frego della gente che aspetta se vanno via pazienza. Aggiungi informazioni sui nuovi studi sul giornale medico. Va bene. Tutta roba di computer oggi. Oh, finalmente prelevo un campione da un paziente. Preleviamo un campione, anzi da lui, vai che ce ne avevamo iniziato prima a occuparcene e poi inizierà un paziente. Poi che altro? Aspetta, analizza il campione, analizziamo il campione. Perché oggi non abbiamo ancora raggiunto un alto livello per via di questa cosa che ci ha richiesto tutte cose semplici. C'è il Festival delle Spezie, potremmo andare tutti al Festival delle Spezie. Se è ancora aperto quando lei esce. Annota risultato. Dai, cioè veramente. Ah, facciamo come dice lui. Ok, altro. Non mi fai curare le persone tu però, mannaggia. Diagnosi debole. Diciamo che ha 6 risatine, io mi lancio. Peccato che si cura con i farmaci. Però curiamolo. No, fermo, 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 cosa fai? Cura il paziente, prescrivi farmaci. Non mangiare tanto, andiamo al quello delle spezie tra poco. Vediamo, ci ho azzeccato, perfetto. Allora, occupiamoci un attimo di lui. Iniezione ma a parte inutile perché non facciamo in tempo a fare molto adesso. È quasi finito il turno. Oh, lui, secondo me, a parte non ho ancora la diagnosi. Però potrebbe essere gli occhi spiritati. Perché le chiazze. Però, oddio, no, perché c'è anche questo stordimento. Misuriamo la temperatura. Che desiderio ha lui? Cura il malessere con una tazza di tè. È ammalata. È ammalata pure lei! Mannaggia!
Vabbè. Appena torniamo a casa ti faccio prendere il tè. Mi sa che non ce l'ho il tè, però. Oh, abbiamo anche avuto una promozione. Siamo chirurghe ora. Chirurga, è una chirurga. Guadagnerà 50 simoleoni in più all'ora, per un totale di 245. Ha ricevuto anche il seguente bonus, 1496 simoleon. Simskelly, e il prossimo turno è sabato alle 9, quindi abbiamo guadagnato 1950 simoleon. Eccoci a casa. Purtroppo non abbiamo una medicina. Apri questo. Cioè, no, forse. Vabbè, facciamolo prendere questo benedetto tè. Ah, ok, dicevo, perché non c'è niente lì? Era semplicemente perché c'era il pensile lungo. Ok, perfetto. Se io lo metto qui, occuperà troppo posto, mi cucineranno? Proviamo. Preparo una brocca di tè verde salutare. Tu, tesoro, potresti farmi i compiti. Tu sei pigra e quindi deve costringerti. Tua madre, anzi, dai. Se no fa tutto papà. Genitorialità. Costringi a fare i compiti. Tra l'altro, Dean, cosa sta facendo? Ok, è qui. Cos'è questo? Spero non sia. Porta alla clinica veterinaria. Ecco, che okay, perfetto. No, ma noi abbiamo il dolcetto del veterinario, quindi gli diamo questo. E poi andiamo a fare una passeggiata breve con lui. Con lei. Non so perché è abituata ad Hunter. Quanto mi manca quel cane. Giuro, mi ero veramente affezionata tantissimo. Viviti la tua. Coccola meravigliosa. Lei sta facendo i compiti, bravissima. E tu stai per andare a fare la passeggiata? Sì. Dov'è Frida? È qui che ha paura di qualcosa. Cavolo, mi sa che ormai la Festival delle Spezie ce la siamo persi. No, Luna, ok, possiamo andare. Allora, ordiniamo velocemente. Arianna, devi andare in bagno? Vai in bagno, fai quello che devi fare. Ordiniamo la medicina. E andiamo. Andiamo le due, vai una di scorta. E andiamo al Festival delle Spezie, già che c'è ancora. Ok, siamo riusciti ad arrivare al Festival delle Spezie, però lei le faccio cambiare l'abito. Perché era, insomma, vestita così. Non ci siamo. E mi è appena venuto in mente che ho lasciato il coprifuoco alle 21, quindi le bambine mi perdono la responsabilità sicuramente. Lei potrebbe assaggiare il cibo. E anche le bimbe. Assaggia il cibo. Ehi, ce la facciamo, assaggia il cibo. Lui potrebbe partecipare. Tenta la sfida del curry speziato. Insieme. No, dalle bimbe no, solo lui. Andiamo. Cos'era quella cosa? Hai sonno, Dean. La fame, adesso risolviamo il problema. Tu stai assaggiando una semplice. Assaggia il cibo. Assaggia il cibo, assaggia il cibo, assaggia il cibo. Dai, però ogni tanto. Non riesce a credere che il coniglio da congelatore esiste. Sì, loro le voglio un po'. Un pochino bisticciose. Eccoci. Allora, tesoro, genitorialità. Disciplina il comportamento recente, risoluta, di non combinare un pasticcio. Banh mi.
Cosa vuole il Dean? Chiacchiera con Dean, ok. Sai cosa? Prenditi una porzione perché non hai molta. Scusati. Accusa di toccare i tuoi averi, che alla fine tra sorelle è anche abbastanza... Ah, no, perché che fa? Fai un pisolino con pigrizia. Ah, lei è pigra, però porca miseria, ora venire qua e farsi un pisolino. Dov'è Frida? Mi sa che ha fame. Mi puoi fare... Che problema c'è? Eventualmente le dai un... Offri amicizia. Eventualmente comunque le dai pure un dolcetto. Cosa è successo? I pantaloni, non ho più i pantaloni. No, scusa. Perché sei in mutande? Ok, devo assolutamente rivedere i suoi look. Perché questo non ha più il pantalone. Non voglio che vai a casa. Anzi, guarda, fa una cosa. Gioca tu. Tiro di allenamento insieme. Quindi, lei è pigra, quindi non sarà molto entusiasta della questione. Però te lo faccio fare lo stesso. Ecco, brava, sì, tu occupati del cane. È arrabbiata con lei, perché? Che problema c'è? Fammi capire. Hai paura di qualcosa, non si capisce di... Perché ti ostini a voler metterti l'unico vestito che non ha i pantaloni perché probabilmente li ho cancellati? Perché... Allora, secondo me la piccola Savannah vorrà un piccolo chihuahua con cui giocare. Anche se, oddio, mi piacerebbe prendere anche un micio, visto che qui di mici non ne ho. Dai, basta, perché tu sei pigra, tu pure... Cioè, tu no, però chiediamole della scuola, facciamo un po' di interazioni. Abbracciamola affettuosamente. Esprimiamo affetto. Racconta una storia sensazionale. Ogni tanto mi si intreccia la lingua. No, cosa le stai raccontando? Lamentati della vita sentimentale? Non credo proprio. Insegna a dire per favore grazie. Rendiamola educata come bambina, dai. E poi è tardissimo, andiamo a casa. Lui è morto. Mandiamo a casa tutti, ora mandiamo a casa anche lei. Ok, siamo arrivati a casa, sta calando drasticamente la responsabilità. Tu ti devo assolutamente sistemare, quindi scegli gli abiti. E poi noi ci vediamo domattina. Ok ragazzi, mattina presto, lei è già in piedi, perché comunque ho pensato che dovesse occuparsi un po' del giardino. Poi deve farsi una doccia e mangiare, ma lei oggi lavorava e sabato sì, mi sa di sì, alle 9 infatti. Diagnosi la malattia 5% e curali con successo. Non so se andare con lei o lasciarla andare sola, anche se andare con lei ovviamente velocizza le promozioni. Raccogliamo tutto, e intanto facciamo anche una cosa. Non ce l'ho più le rane? Ah sì. Facciamola accoppiare, va. Facciamo un po' di soldi. Dai, perché non riesci a raccoglierle, tesoro? Ce la facciamo a fare qualcosa? Dai. Ah, non riesci a farla evolvere. Fa niente, è uguale. Cos'hai tu? Tra l'altro lei ha bisogno assoluto di farsi una doccia e di mangiare, quindi ti fa una doccia, canta sotto la doccia, poi prende gli avanzi. Lui sta ancora dormendo, le bimbe stanno... Lei non sta dormendo, sta andando nel bagno dei genitori. Vabbè, fa niente uguale, prende gli avanzi e già che ci sei butti il cibo avariato dopo.
Dean è andato al lavoro, gli diciamo di lavorare sodo, anzi, vediamo un secondo Dean lavorativamente come è messo. La lezione forma. Sto maledetto, lezione forma fisica. Se a che livello siamo? 7. Non male. Frida, che problema c'è? L'ha detto, non lo. Abbia paura. Ha perennemente paura, i cani. Allora. Io voglio fare, visto che ci siamo dimenticati del compleanno della piccola, volevo fare una cosa. Volevo regalarle il chihuahua che lei tanto desidera. Mangi dopo. Cosa stai facendo tu? Oh, sei andato a giocare con le bambole, va bene. Dovresti anche fare i compiti, però vorrei farti interagire un po' con lui, con Rex intanto, anche se più che altro il cane del papà, però. Cioè il cane del papà di famiglia in realtà, però. Che problema c'è? Allora, vediamo se c'è un chihuahua. Adotta un cane. Ok ragazzi, diamo il benvenuto a Cupcake Mondreschi, on Charles King. Alla fine ho scelto di prenderne un altro. No, avevo detto di prendere il Chihuahua, invece poi mi sono innamorata di lui. Nel caso. Ok, dai. Andiamo a dare il benvenuto al nuovo cagnolino. No, non partecipiamo oggi, dai, voglio seguire le bambine. Prendi in braccio. Offri amicizia, dove vai? Ah, per giocare un cupcake ci spostiamo. Ok. Qui, in bagno. Quale posto migliore? Lei ancora sta dormendo, hai sonno, tesoro? Visto che quel bagno lì ha affollato le giochi, appena ti svegli vai qua. Ecco, ti sei svegliata, vedi? E prendi gli avanzi. Mi sa che lui sta facendo qualcos'altro. Tesoro? Dovresti venire qui? Kagami? Che cavolo! Ma sei te che devi essere rimpostata perché, scusate, non è possibile che sta qui piantato. Accarezza, ce la facciamo? Sì, adesso sì. Impara a conoscere ed offriamogli l'amicizia. Abbraccialo. E facciamo offri amicizia. Non c'è più. Vizia sul divano. E sta mangiando. Solo in casa, senza babysitter, senza nessuno. Cos'hai? Dai del cibo a Frida. Certo, gli dà una torta al cioccolato, non le fa molto bene. Ok, ha deciso di portare le sue figlie a mangiarsi un bel hamburger all'Happy Days Dinner. Lotto, come al solito, scaricato dalla galleria. Chiediamo un tavolo. Non avevo purtroppo quello che pensavo. Quindi, niente, alla fine mi sa che non l'ho messo. Ordiniamo per il tavolo. Tu nel frattempo sai che fai? Disegna sulla tovaglietta. Allora prendiamo. No. Per lui un caffè americano. Per lei una cola alla crema. Per Anna un succo d'arancia. E da mangiare ci prendiamo. Un hot dog, l'omelette, fish and chips, shibi kebab, shish kebab, scusate, vabbè, un hamburger. Lo prende, anzi no, lo vedo più da bistecca, lei. Lei può prendersi l'hot dog. E lui si prende una bistecca. Perché ha fame. E basta. Anche perché. Infatti.
ti puoi sedere. Cosa vuole questa? Ah, ordine, sto ordinando, ok. Chiacchiero con le tue bambine, dai. Anzi, facciamo qualcosa di buffo, così almeno. Il barzelletto toc toc. No, barzelletto sul cibo rivoltante. Racconta un aneddoto divertente. Chiedi della scuola. E chiedi della scuola anche a lei. Io intanto, ragazzi, vado un po' una barzelletta sugli elefanti. Wow. Su Dumbo? Prenditi gioco di Newpy. Fai delle facce buffe, dai. Mentre aspettiamo il cibo. Potrebbero chiacchierare un po' anche loro, dai. In questo giro posso farle parlare anche in maniera normale. Gioca di fantasia. Tu nel frattempo sai che fai per incrementare un po' la socialità. Potresti mandare un messaggio. Inviare un sms normale e un sms giocoso a tua moglie per dirgli: sai, portato le bimbe fuori a pranzo. Mi stanno facendo divertire con le loro battute sciocchine. Oh, è arrivato a mangiare, ragazze. Certo, la bistecca col caffè è proprio wow, al bacio, un abbinamento perfetto. Ma che carina nonna. Lei somiglia molto alla mamma. A parte per i capelli, ma lei somiglia proprio anche secondo me. Poi la vedremo da adolescente, ma lei non saprei. Nina, buongiorno. Allora, vediamo. C'è un entusiasmati per il pasto, perché entusiasmati per i dolci. No, non mi sembra che sia cattivo per potersene lamentare. Parla della scuola. Dai, sì, lei sì, parla della scuola. Mentre lei la trova noiosa questa cosa. E quindi... dibatti sull'esistenza dei vampiri. Allora, ha già mangiato. Ah, faccia, spazzerò tutto. Okay. Pensavo che fosse una cosa perfida, invece no. Semplicemente hanno un po' discusso. Malizia? Prendi in giro per la cotta. Magari la scuola gli piace un bambino e lei lo prende in giro. Dai, false cattive notizie. Oh, però dove dai, l'amicizia sta aumentando. No, perché sei triste? Ah, perché gli ha dato false cattive notizie. 2450 simoleon, ottimo. Ok, ragazzi, direi di terminare e pagare il conto e tornarsene a casa. E io però vi do appuntamento alla prossima, perché mi sa che questa puntata sta venendo anche un po' troppo lunga. Quindi, se vi è piaciuto il video, lasciate un like o un commento. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale per essere aggiornati sulle novità. E noi ci vediamo la prossima volta. Subsul!